Carissimi bambini, carissime bambine, gli gnomi ci hanno dato il permesso di leggere alcune delle vostre lettere e rispondervi qui. Allora, Bianca ed Emma ci chiedono se possiamo raccontare una vostra giornata e qual è il libro preferito degli gnomi. Il libro preferito degli gnomi è il libro segreto sugli animali e la foresta. Raccontare una loro giornata è molto difficile perché gli gnomi fanno davvero tantissime cose, ogni giorno è diverso, gli gnomi sistemano il bosco, aiutano i loro amici animali, a seconda delle stagioni fanno manutenzione alle loro case, raccolgono noci, raccolgono more, oppure giocano con i bambini o ascoltano le storie che voi gli raccontate. Marco e Luca invece vorrebbero sapere cosa fanno gli gnomi dentro la miniera. Gli gnomi sono dei gran lavoratori. Amano tutte le pietre preziose, vogliono trovare le pietre focaie per scaldarsi nelle loro casette, ma soprattutto adorano l'oro, l'oro con il quale prendono e lanciano monetine per fare desideri magici alla luna. Allora, Bianca ed Emma ci chiedono di raccontare, gli hanno chiesto di raccontarle una loro giornata e qual è il loro libro preferito. Il libro preferito degli gnomi è il libro delle creature magiche del bosco, è il libro dei segreti. Giorgio invece chiede se gli gnomi sanno che sensazione si prova a camminare senza scarpe al parco degli gnomi. Gli gnomi dicono che si prova il solletico di un bruco verde mille piedi che ti cammina sopra il pancino. Mauri invece vorrebbe sapere se lo gnomo ha mai fatto un lungo viaggio e ha mai combattuto con un enorme drago. Gli gnomi fanno dei lunghissimi viaggi, viaggiano attraverso dei portali magici, vanno ad incontrare le creature magiche, ma soprattutto sono assolutamente preoccupati di mantenere gli equilibri del bosco. I loro draghi sono gli esseri umani. Poi abbiamo Anna e Giacomo che hanno visto un castello e chiedono se gli gnomi hanno un re o una regina. Gli gnomi non hanno né re né regine. Si incontrano in cerchio davanti al Gran Consiglio degli Gnomi, decidono le decisioni insieme come una grande famiglia e quindi no, non ci sono re e regine. E volevamo poi salutare il folletto Mirtillo, a cui è stata portata una foglia di edera da Aurora, Davide, Sara e Daniele. Non va. Ah, ora sì, vai. Pronta? Vai. Caro gnometto, mi sono divertita molto. No, a è la premessa? Mi ha detto di non fare. No. Scusa, rifalla. Okay. Però... Ma è anche me. Sei troppo bella, giuro. Vai. Carissimo. Al limite ti taglio, non ti preoccupare. Giorgio invece chiede se gli gnomi sanno che sensazione si prova a camminare senza scarpe al parco degli gnomi. Vuoi ridire? Vuoi ridire? Senza camminare senza scarpe, ok.